Io sì, faccio parte del progetto. Avevo iniziato come praticamente come tirocinante, perché ho fatto il tirocinio e mi sono ritrovato, tra virgolette, mischiato nella cosa. Ed è stato, diciamo, un immischiarsi molto positivo, perché comunque quando si parla un attimino di portare le persone su un altro tipo di riflessione, non superiore o inferiore, semplicemente diverso. È tanta roba, è tanto di guadagnato e comunque ha un suo peso. E sono contento di farne parte, per quanto sia, diciamo, un contesto molto piccolo. Abbiamo fatto cose abbastanza casalinghe, molto homemade, però hanno funzionato in qualche modo e sarei felice comunque di continuare a farne parte. Io volevo cominciare, senza dilungarmi troppo, con una sorta, con un pezzo che, diciamo, che è più che altro è una sorta di monologo, è più parlato che cantato, il cantato è più sulla parte finale. Ed è, diciamo, più che altro un pensiero che ho maturato in un determinato periodo della mia vita, che riguarda più che altro i classici problemi, diciamo, di convenzione, problemi di convenzione che portano, diciamo, a limitarci, a limitazioni interne e esterne in tutti i sensi. Ogni individuo, purtroppo, ogni individuo giustamente ragiona con la sua testa ed è difficile mettere d'accordo tutti quanti. Questa è una pesantezza che bisogna abbracciare in qualche modo, perché pesantezza non è più che altro una questione di natura, e per quello che mi riguarda questo è quanto. In ogni caso, il monologo che volevo andare a leggere è, diciamo, una parte che mi rendo conto possa essere da un lato molto ermetica. Perché quando si scrive si sa che tante cose ce le hai più nella tua testa, quindi mi rendo conto che dall'esterno potrebbe essere difficile capire e intendere determinati concetti, però, diciamo, io sono convinto sempre del fatto che ogni frase, ogni enunciato possa sempre in qualche modo aiutare a una riflessione, a uno spunto, e quindi tanto vale prenderla per quello che viene e essere più funzionale e costruttivo possibile. Quindi non mi dilungo oltre perché purtroppo io sono piuttosto sciacquiero, se ne siete accorti, però ci tengo a essere chiaro, quindi e mi appresto a leggere il monologo. E prego. È molto improvvisata la base, però fai il suo che. Sorrido alle mie lacrime, perché sogno l'aria libera, la libertà dei sensi, ma sento solo odore di bruciato e le risate di chi giudica, il dito accusatorio, le grida della rivolta, l'ipocrisia nella mia casa. Sono troppo vecchio per questa coscienza. E le colpe sono già state assegnate. Le ferite sono spesse, perdo sangue, ma non è il mio. Sono ancora giovane, la vecchiaia non è la mia. Sono ancora affamato, la vecchiaia non è la mia. Sono troppo vivo per questa esistenza. Ed è un po' quello che riguarda il rapporto, potremmo dire, la visuale verticale della cosa, il rapporto fra l'uomo e Dio. E Dio può essere chiunque, può essere semplicemente un elemento, diciamo,
superiore, tra virgolette, per quello che è la concezione individuale della cosa, può essere in generale un'entità qualsiasi, e che molto spesso diventa pesante da digerire, soprattutto in un momento quanto può essere lo cupo della morte, ecco. La morte ha il suo perché in tanti contesti, in tante situazioni. Mi rendo conto che sia un tema che sicuramente non sprezza allegria a tutti i poveri, perché non lo fa mai, però dipende dallo spunto di riflessione che ci tiene fuori. Per quello che mi riguarda, il pezzo che ho scritto in questo caso parla un po' di un giovane che è in punto di morte. E se volete tutto cambio potete farlo, però insomma, in ogni caso è un contesto un po' particolare, mi rendo conto che sia pesante, ma è una realtà, perché è una realtà, e la realtà va abbracciata per tanti versi. Alcune volte succede, altre volte no. E io mi soffermo sul fatto di quanto sia difficile effettivamente, soprattutto per una persona che magari crede particolarmente, crede in qualcosa di più grande e più alto, che dovrebbe in teoria proteggere determinate situazioni, quanto sia pesante appunto reggere questa situazione qui, quanto sia pesante effettivamente prenderne coscienza, soprattutto in quei pochi istanti che rimangono poco prima di morire, che io li descrivo cioè proprio a livello immaginativo, per immaginazione, perché ovviamente fortunatamente, per coincidenza, mettetela come volete, non mi è capitato ovviamente, però io per quello che ho potuto mi sono calato un po' nella situazione, e il pezzo si intitola L'ultima ora, quindi anche questo prendetela un po' per come viene. Thank you.
Grazie.